raccontiamola tutta questa mettiamo storia. Mettiamo un attimo d'ordine, perché il modo di aiutare i risparmiatori si è visto, tanto per dire, con l'approvazione del cosiddetto bail-in, che prevede che in caso di crisi bancaria vengano travolti non solo gli obbligazionisti, ma addirittura i correntisti di una banca. Quindi significa che... ci si inserisce in una normativa europea che non dà più la possibilità allo Stato di avere le mani libere e di intervenire a tutela del risparmio, ma si espone il risparmiatore italiano senza ombrelli alle crisi bancarie. Tutto questo alla vigilia delle peggiori crisi del sistema bancario e mentre lo stesso Renzi diceva che le banche godevano di perfetta forma e che Visco andava bene. Quindi, cosa ha da dire Orfini? Così risponde? Che c'è una che intanto il Partito Democratico deve dare conto e ragione a 500.000 persone, questo è il numero di persone che negli ultimi due anni sono state travolte, risparmiatori innocenti, dalle crisi bancarie. E non lo si fa facendo una giravolta sulla figura di Visco. Allora, la giravolta, non avendo risposto, si prende il... Lo si fa evitando il bail-in, come abbiamo fatto. Perché lo stesso Visco che si sarebbe dovuto dimettere... Si sarebbe adesso dovuto arriva, dimettere e lo stesso Renzi lo ha sempre tutelato in questi anni. Adesso che deve raccogliere il suo pacchettino elettorale e si è ricordato che 500.000 persone e con le loro famiglie sono state messe in seria difficoltà, ecco che Visco non va più bene. Orfino, meglio tardi che mai, dico anche la critica alla fine. Lo fa, se è quello che vi piace. No, va bene, ma se è quello che vi piace va bene, lo fa. Oh, ragazzi, però sì, però con coerenza, intanto stanno ancora litigando. Noi la posizione su Visco l'abbiamo espressa chiaramente, con coerenza, dal primo momento. Vediamo come va a finire dopo questa bagarre politico-elettorale. Se vogliamo evitare la propaganda... Fatelo rispondere, poveretto, che è criticato da ogni lato. Noi abbiamo spiegato, l'ho detto prima, finché il governatore della Banca d'Italia era nello svolgimento del suo mandato, noi abbiamo rispettato l'autonomia della Banca d'Italia e quindi non abbiamo fatto quello che si fa, cioè la Banca d'Italia vigila e cerca di farlo bene. Nel momento in cui si va a rinomina e si scade, è legittimo che la politica dia un giudizio, per questo l'abbiamo fatto alla fine, perché prima lo facciamo alla fine e ci criticano perché sarebbe una mancanza di rispetto della... dell'autonomia della banca, una forzatura istituzionale. Io mi chiedo, lo dico a Giannini, se è una forzatura istituzionale esprimere una critica politica come quella che noi abbiamo fatto, credo condivisa da tutti gli italiani o da larga parte degli italiani, su come Banca d'Italia non ha vigilato, o se è una forzatura istituzionale rinominare un governatore contro il parere dell'80% del Parlamento, visto che siamo in una Repubblica parlamentare in cui il governo ha un rapporto fiduciario col Parlamento. No, era una valutazione.